Quando un uomo con il videogame incontra un uomo con il gioco da tavolo, l'uomo con il videogame è un uomo morto. Come va il cappello? Ok. Ciao e bentornati sul canale. Oggi abbiamo... Sono un cowboy. Sei un cowboy. Oh, yeah. Oggi siamo qui riuniti per parlarvi di un gioco. Parlarvi però di cosa? Un unboxing fresco di Lucca Comics. Esatto. Va presto, perché questo è lungo. Mentre parli io piano piano di stiamo estraendo. Allora, il gioco in questione è Western Legend, un gioco della MS Edizioni da 2 a 6 giocatori di una durata che si aggira per noi intorno alle 2 ore, dice 90 sì, minuti. 90-120 minuti, 2 ore. Vi portiamo l'unboxing, vi facciamo vedere cosa c'è dentro e come è organizzata la scatola e poi vi diciamo cosa ne pensiamo. Andiamo. A dopo. Scartiamo. Intanto voi non lo potete vedere, ma la scatola sotto c'è una grafica spettacolare. Allora, qui c'è l'emporio. Allora, facciamo così. Questa la mettiamo in alto. Questa ce la teniamo un po' più qua. L'emporio, questo già guarda, si vede fustellato. È da costruire. Il regolamento. Un bel po' di paginette. Io credo che... Vabbè, a parte che ci abbiamo già giocato. Abbiamo già capito più o meno come funziona. Altri pezzi dell'emporio, la carta per le scarpe, questa è la classica carta per le scarpe, e dentro è vuoto, questa l'avremo dopo, la metto qua, ok, allora, perché comprare dei soldatini e degli indiani quando puoi comprare Western Legend e avere tutto? Le pepite d'oro, i dischetti per creare, per riconoscere il proprio personaggio, i tasselli in legno dei vari personaggi, eccoli qua, una bustina abnorme di plastica per 2 dadi. Questi sono i dadi cercatore. Date dei cercatori d'oro. Segnalini da defustellare delle 2 fazioni di bufali. I segnalini leggenda. E questi sono i segnalini per segnare i punti danno. Primo giocatore. E questo con l'orologio non mi ricordo, sinceramente. Allora, bustine. E questo. Ringraziamo che le bustine ci piacciono sempre. Queste sono le schede riassuntive del turno di gioco. Facciamo qua. Queste sono le varie lance dei giocatori. Nera, viola, bianca, gialla, rossa e blu. 6 giocatori, 6 lance. Un'altra piccola bustina e la scatola. Perché però è così pesante? Perché c'è qualcosa di nascosto. No, aspetta, perché stavo pensando effettivamente. Mancano le carte. Le carte sono nascoste. Ah, queste sono. Primo mazzo di carte. E sono divise in come le carte da pomere, quindi fiori, quadri, le carte sono veramente carine. Quindi questo è un mazzo. Ah, qua ci sono 2 carte che sono i due dei personaggi che si possono prendere,
queste carte proprio stile poker sono veramente belle, su questo no, non c'è niente da dire. Altro mazzo con altri personaggi. Calamity Jane, Doc Holliday, Jesse James, che mi ha fatto perdere, abbiamo passato più tempo in galera che Stageo Catch Merify. Chi è questo? Non lo conosco, è una supercazzola. Tanti personaggi. Queste sono le varie carte per i bonus. Questi qui. Sì. Questi sono i bonus che vi vengono forniti quando realizzate una di queste missioni. E infine queste. C'è una storia con dei vari banditi che si muoveranno sul tabellone, credo. E quindi daranno un qualcosa di... una storia, diciamo, da seguire quando si gioca in pochi giocatori e quindi l'interazione diventa poca. Intanto arrivano dalla regia gli aiuti nell'apertura. Questi sono i dollari da 20 e da 10 dollari. E qui abbiamo un po' di carte che andranno poi nell'emporio. Questi sono i fucili con il doppio lato, fucile potenziato e fucile normale. Queste sono le carte per la battaglia, quando la battaglia che viene seguita con lo sceriffo o con dei banditi. E questi invece sono gli obiettivi. Ogni personaggio ha i suoi obiettivi, sono tutti diversi, dovrebbero essere 4 per, sì, 4 per ogni personaggio. Abbiamo gli ultimi personaggi, gli ultimi obiettivi dei personaggi, poi ci sono le varie cose da poter comprare all'emporio, quindi le cartine, il cappello da cowboy, il whisky, le provviste, poi ci sono altri fucili, carabina, tutti hanno un doppio lato, revolver, giustizia che sarebbe un revolver potenziato, il Mustang e il mulo. Queste sono tutte carte che possono essere comprate. E questo è il tabellone. Questa è la mappa dove ci muoveremo. Questi sono i punti leggenda. Qui ci sono i due tracciati, il tracciato ricercato e il tracciato Marshall, che sarebbe lo sceriffo, diciamo il tracciato buono e il tracciato cattivo. I due mazzi degli obiettivi. Qui abbiamo le carte della battaglia, i dollari e il mazzo di gioco. E qui la riserva per le pepite. Questi simboli sono i simboli dove vengono messi i banditi. E poi ci sono le due città divise dal canyon con il fiume. Nei canyon sono due zone invalicabili dove quindi saremo costretti a passare. Le città sono divise, diciamo, hanno diverse zone. Qui abbiamo il saloon dove si gioca a poker, la banca dove si effettuano rapine, versamenti e basta. Qui invece c'è l'emporio dove si va per acquistare i beni che ci servono dall'emporio. E questa è la casa dello sceriffo e anche prigione. Nell'altra città abbiamo il luogo con le donnine di facili costumi. Questo è l'ospedale dove ci possiamo curare, qui un altro saloon e qui un altro emporio. I due ranch con le due tipologie di vacche, e queste sono le zone dove si riescono a reperire le pepite d'oro. E infine la stazione dove andiamo a vendere le vacche acquistate nei due ranch. Eccoci di ritorno. Che dire, avete visto tutti i componenti, quindi le miniature, le pepite, mi state rubando,
le pepite, i dadi, la plancia, l'emporio, ma la cosa che secondo noi vince su tutto sono le carte. Che sembrerà una banalità, ma le carte di questo gioco sono perfette. Un grande punto di forza. Hanno un design che richiamano perfettamente l'ambientazione. Quando giochi a Western Legend ti senti nell'ambientazione giusta con queste carte in mano. La tipologia di carte, il disegno, i colori, lo stile, sì, lo stile invecchiato, i colori, sono veramente veramente stupende. Chiaro, sono belle le miniature, è bello il fatto di poterle utilizzare indipendentemente dal personaggio, quindi puoi provare diverse miniature. Le pepite sono carine, i dadi sono grandi, imponenti. L'emporio, una bellissima pensata, però questo è poco pratico. Forse per noi anche, sì. Forse siamo stati sfortunati nella singola copia, nel defusterlarlo e montarlo si è strappato in vari punti, si è rovinato parecchio. Forse in fase di fabbricazione, diciamo, esatto. C'è stato un paletaglio poco... Quello incisivo. Però non cioè, difficile da giudicare, nel senso potrebbe essere una cosa che è capitata solo a noi, quindi non possiamo dare effettivamente un giudizio negativo per questo. Che dire, forse nella scatola ci aspettavamo qualcosa di più. È carina l'idea di farla tutta quanta in legno. Esatto. Noi siamo della scuola, sì. Organizer di plastica, cioè, dove è stato tutto a posto, quindi è... Però mi rendo conto che anche per praticità quello che hanno scelto non è neanche così sbagliato. Come gioco, più o meno vi abbiamo detto alcune cose, avete visto alcune azioni, è abbastanza intuibile. Il gioco, dopo aver fatto la prima partita, scorre perché è fatto bene, è organizzato bene. Sulla plancia c'è spazio per qualsiasi cosa, esatto. Le carte, i dollari, tutto esatto, quanto. Esatto. Un piccolo spoiler, secondo me il tipo di gioco che ti lascia la libertà di fare qualsiasi cosa, sì, è coinvolgente, sì, all'ennesima potenza. Unico difetto, più si rallenta il gioco, esatto. Però se si riesce a giocare con persone che comunque hanno già un paio di partite all'attivo, secondo noi si velocizza, sì, molto di più. Esempio per ridere, una partita dove io e Gianluca eravamo gli unici a conoscere il gioco, in 6 persone, io tra il mio turno e il turno successivo facevo in tempo a farmi una partita a Clash Royale. Esatto. Altra nota positiva che ci ha colpito veramente tanto, i riassunti, il riassunto del gioco. Ci sono dei fogli dove appunto c'è tutto quanto la spiegazione del turno, come si svolge, le azioni, come si fanno. Noi abbiamo notato, spiegandolo ad altre persone, che seguendo semplicemente quel foglio si riesce a spiegare tutto e si lasciano molte informazioni a chi non ha mai giocato. È tutto scritto lì, è tutto ben segnato, si riesce a capire tutto ciò che si vuole, si ha il tempo quindi dal proprio turno al turno successivo di pianificare, anche guardando un attimo il riepilogo del gioco, sia la prima partita. Noi raramente siamo andati su questo, esatto, regolamento a vedere qualche... Alcuni piccoli cavilli, i soliti piccoli cavilli che... Ma si per... resta gioco, esatto, all'altro. Quindi che dire, a livello di componenti siamo rimasti soddisfatti. Esatto, il voto mio personale, come ogni volta mi sento sempre dare un voto, è stato 7. Più che altro per l'idea, cioè l'idea è unica. Io non ho trovato un gioco nella mia esperienza così ben dettagliato con questa ambientazione. Sì. Un 7 se lo merita tutto. Vi abbiamo detto quindi quello che ne pensiamo, fateci sapere... Cosa ne pensate voi? Fateci sapere, perché questo ci teniamo, se anche a voi è capitato di trovare qualche difetto dal punto di vista del defustellamento delle varie cose, lasciatecelo scritto qui nei, esatto, commenti. E quindi, come al solito, vi ricordiamo di, se vi è piaciuto il video, mettere un like, se avete qualsiasi cosa da dirci mettere un commento, condividere il video se volete far sapere ai vostri amici come è questo gioco e volete consigliarglielo. Se non siete iscritti, iscrivetevi, e se siete iscritti attivate la campanella per le notifiche. Alla prossima, ciao ciao, ciao.